Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale. In questo nuovo video parleremo delle frizioni tra Nino Madonia e Totò Riina. Antonino Madonia, meglio conosciuto come Nino, boss di Resuttana, definito come il manager della mafia. Nel processo del poliziotto Antonino Agostino, Giovanni Brusca, boss di San Giuseppe Iato, poi collaboratore di giustizia, ha raccontato degli aneddoti che vedevano Nino Madonia e Totò Riina avere dei contrasti. Racconta che quando al vertice di Cosa Nostra c'era Riina, l'organizzazione aveva una democrazia dittatoria, dove, fino a quando tutti erano d'accordo col capo dei capi, le questioni venivano risolte democraticamente, ma se qualcuno non aveva e non era di suo gradimento, ne pagava le conseguenze, che al 99% era con la vita. Questa era, come ha raccontato Giovanni Brusca, una regola che valeva per tutti, ma non per Nino Madonia, il boss di Resuttana. Giovanni Brusca ha raccontato che per quell'omicidio di Antonino Agostino, Riina cominciò ad avere dei malumori, e specie con lui, e che abbia pensato di uccidere Brusca. Il boss di San Giuseppe Iato si vedeva allontanato da Riina, e che più avanti Cancemi gli disse che Riina voleva uccidere lui e Salvatore Madonia, il fratello di Nino, del quale aveva rancore, perché Nino Madonia si teneva per sé diversi contatti e agiva di testa sua. Così Giovanni Brusca capì che il capo dei capi stava cercando chi era l'autore di quell'omicidio, perché chi lo aveva commesso non gli aveva riferito e chiesto nulla, e lo aveva fatto fuori dal proprio mandamento. Così puntò il dito su Nino Madonia, senza troppi giri di parole. Brusca racconta poi che la famiglia Madonia aveva rapporti con importanti esponenti dei servizi segreti e che riuscivano ad avere da talpe che erano all'interno della questura di Palermo e anche nei catturandi. Insomma, dice che Totò Riina a Nino Madonia lo amava e odiava, perché si sentiva preso in giro non solo per quegli omicidi, ma anche per i contatti che non condivideva. Sempre in quell'aula, Giovanni Brusca racconta un episodio molto particolare, e cioè che, nel periodo che Riina era nascosta a San Giuseppe Iato, nessuno doveva sapere quale fosse la sua abitazione. Invece un giorno Nino Madonia si presentò a casa Riina. Da quel momento Riina non era più tranquillo ed era arrabbiatissimo con Nino Madonia. Aveva timore che potesse mettere in atto una strategia contro di lui e la sua famiglia. Un altro episodio raccontato che Riina rinfacciò a Madonia fu quando, sempre alle parole di Brusca, alla morte di Giovanni Falcone e la strage di Capaci stavano festeggiando e Salvatore Biondino si lamentò del fatto che, se Nino Madonia avrebbe preso in considerazione la collaborazione di tutti invece di essere presuntuoso, l'attentato a Falcone sarebbe avvenuto prima, perché anche lì Nino Madonia non chiese l'autorizzazione a Biondino e si riferiva all'attentato della Daura. In quell'occasione Totò Riina gli rispose che non doveva preoccuparsi, prima o poi ce ne occupiamo. Giovanni Brusca racconta anche della gelosia che Riina aveva, del contatto stretto che il boss di Resuttana aveva come Roberto Vito Palazzolo, il re del riciclaggio e tesoriere dei proventi di Riina e Provenzano. Diceva che Palazzolo, Nino Madonia, se lo teneva stretto perché era colui che si interessava della fornitura della droga che proveniva dall'est e che arrivava in Sicilia e poi andava fino in America e faceva rientrare i soldi dei proventi. Sempre Brusca in quell'aula racconta dell'attentato al giudice Chinnici. Era stato Nino Madonia a dare l'idea dell'autobomba. Aveva, secondo lui, preso spunto dall'attentato a Roma di Casillo, che era il 29 gennaio del 1983. Casillo era un membro dell'NCO di Raffaele Cutolo, era un suo uomo al di fuori del carcere. Sempre Giovanni Brusca racconta del magistrato di Pisa, di cui Riina gli disse tali parole: «Ah, se parlasse di Pisa,
disse che Rina aveva informazioni e notizie provenienti dalla Pru e che questo magistrato di Pisa sarebbe stato il Corvo. Insomma, le tensioni di Totò Riina con Nino Madonia non sono mai mancate, ma il manager della mafia di Resultana, Nino Madonia, faceva eccezione all'interno di Cosa Nostra. E forse chissà, se non fosse stato arrestato nel 1989, avremmo davanti sicuramente il boss di Cosa Nostra, il capo dei capi dei manager della mafia. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti ringrazio di avermi seguito fino a qui. Iscriviti al canale e lascia un commento.